Inizialmente, sinceramente, non pensavo che tanta gente, visto che l'euro, per chi lo sa, non si trova proprio nel centro di Roma, non pensavamo di riuscire a portare tutta questa gente. E invece siamo un bel po'. Più di un anno e mezzo fa ormai nasceva Together, due posti più informali possibili per dare in questo modo la possibilità a nuovi progetti di nascere, progetti dei quali la community locale e magari successivamente, potenzialmente chi lo sa, anche la community internazionale, quindi il resto del mondo, avrebbe potuto beneficiare. È proprio a questo scopo che abbiamo deciso di supportare un primo progetto molto interessante che coinvolge la città di Roma. Si chiama Urban Lightscape ed è un concorso lanciato per professionisti o non, studenti, lighting designer, architetti, ingegneri, per riprogettare il sistema di illuminazione del quartiere Eur di Roma. E quindi, in pieno spirito Together, abbiamo pensato di invitare un po' di persone a passeggiare insieme a noi, portando con loro la propria macchina fotografica, ed aiutarci a raccontare in questo modo le luci di questa città, per poter poi ispirare il resto dei designer, degli architetti a livello internazionale, che magari invece potrebbero non conoscere questo posto qua. Sia Urban Lightscape, la luce come elemento di connessione tra passato, presente e futuro, e trovare degli elementi che secondo voi siano interessanti dal punto di vista non tanto del singolo oggetto, ma soprattutto di come il singolo oggetto si possa in qualche modo mettere in relazione con altri. Ho studiato bene quando mi sono diplomato tanti anni fa, quindi è un quartiere che amo particolarmente. Per me rappresenta un tentativo di questa città di fare qualcosa che poteva essere veramente all'avanguardia, ma non c'è riuscita. Un quartiere distante, perché io abito da tutt'altra parte di Roma, però ha il suo fascino. A me non piaceva come quartiere. Però già stasera, diciamo, visto un'altra ottica anche a livello fotografico, è interessante, insomma. Io venivo da piccola al Laghetto e mi affascinava questo quartiere tutto omogeneo e tutto moderno. Però è vero, un sentimento un po' contrastante, perché da una parte ti affascina, dall'altro ti fa anche un po' paura perché è austero. Nicola, simbolo proprio di l'epoca. L'epoca che rimane nella storia. Beh, io il Colosseo Quadrato. Sì. Beh, l'Uneur, noi che siamo di Roma, avevamo il l'Uneur in testa una volta. Quando uno parla dell'Euro, parla del Colosseo Quadrato.